Eccomi qua, ben arrivati. Io direi che possiamo cominciare, vi posso girare così vi faccio vedere, comincio a farvi vedere quello che volevo farvi vedere oggi, appunto. Allora, aspettate, che Io vi ho accontentati, scusate, come sempre la mia tosse non mi lascia. E sono due nuovi mold, come vedete, belli grandi. Vediamo chi capisce di cosa si tratta. Sono due bei mold viso bimbi, perché i bambini vi creano sempre un po' di problematiche, no? Allora, ho deciso di farvi i mold con le varie espressioni. Per ora ci sono queste due, quindi poi pian piano ve li farò tutti. Allora, come sempre, CMC, gomma dragante, maizena, quello che avete, possibilmente non zucchero a velo, perché sennò tende a, come si dice, ad appiccicare. Lo spolveriamo nel nostro mold. Siccome questi sono mold molto dettagliati, il mio consiglio è quello di spennellarli bene in modo che la pasta di zucchero non si appiccichi troppo come si dice, al silicone. Ok? Prendiamo la pasta di zucchero, ovviamente color carne. Solitamente i bimbi hanno una carnagione un pochino più chiara. Io ve l'ho fatta scura così potevate vederlo meglio. Ok, ci assicuriamo che non ci siano linee di giuntura o quant'altro da questa parte e andiamo ad inserire in questo modo, vedete, la pasta di zucchero nel mold. Dopodiché ci sporchiamo il dito sempre con un po' di maizena, gomma dragante o CMC, quello che state utilizzando, e schiacciamo inizialmente bene. Se avete le unghie come me è un disastro. Poi con un bowl tool schiacciamo ulteriormente. Perché faccio tutti questi passaggi? Perché, come vi dicevo, questi mold sono molto dettagliati, quindi se non li lavorate bene, il rischio poi è che i dettagli si vadano a perdere e sarebbe sicuramente un grosso peccato. Una volta fatto questo, con la solita immancabile pallina di polistirolo andiamo a schiacciare bene. State attenti che il mold non vi si deformi mentre lavorate, quindi ogni tanto riprendetelo come si dice, sul perimetro. E i bimbi hanno un bel testone, quindi cerchiamo di tenerlo. Una volta fatto questo, allarghiamo bene il mold e ci aiutiamo per l'uscita. Guardate, guardate il mio bimbo broncioso. Guardate che spettacolo. Non lo trovate dolcissimo, tenerissimo, bellissimo? A me piace da matti. È troppo bello. Sì, Pompea, si può passare in freezer. Per i visi, ti dico la verità, non ne sento questa grossa, come si dice, questa grossa necessità di passarlo nel frigo o nel freezer. È chiaro che se fa molto caldo e avete una pasta abbastanza morbida, sicuramente può essere indicato passarlo nel freezer. E non amo mai passarlo in freezer, soprattutto i visi, perché dovendoli poi andare a colorare, il rischio è che mi rimanga lo shock termico, poi me li faccia, come si dice, rimanere appiccicosi, e allora poi devo aspettare che la pasta di zucchero si riprenda per poterli colorare. È vero, Lorenza, che è da sbaciucchiare, è troppo tenerissimo, è bellissimo, mi piace tantissimo. Per rispondere subito alle vostre domande, che sicuramente arriveranno, questi mold sono più grandi dei normali, sono circa 5 centimetri, ok? Questo è un 4 e 8, l'altro è leggermente
più grosso arriva a 5 centimetri. Vi faccio vedere anche l'altro, poi magari ne coloriamo uno dei due, non tutti e due, perché come vi dicevo ho un corso online alle 4 e non riesco a farvi vedere tutto, ma sicuramente poi in questi giorni recupereremo il tempo perso. Quindi anche in questo caso, con un po' di maizena o gomma gradante o CMC, andiamo a spolverare lo stampo. Quindi vi riavvicino esattamente come abbiamo fatto prima. Quale prendiamo? Questa qua. Come abbiamo fatto prima, apriamo. Dov'è adesso il... ho un problema, non so più qual è il davanti, il sotto, eccolo qua. E questo invece è un guanciotto un pochino più... adesso qua è venuto un sacco di maizena. Ovviamente potete poi andare a riprendere un attimino i dettagli, laddove si fossero leggermente persi. Ma diciamo che sono molto belli questi mold, perché poi il lavoro che dovete fare successivamente è veramente minimo, ecco. Aspettate che ve li metto tutti e due qua, nel frattempo prendo quello che mi serve per... cosa coloriamo? Il broncio? Cosa dite? Coloriamo il bimbo broncio? Cominciamo con una tempera bianca. Quindi ci prendiamo un pennellino, ok, tempera bianca che è concia di livelli pazzeschi, perché io ovviamente la uso sempre con i pennelli sporchi e quindi va bene. Ok, quindi un po', aspettate che sposto, sennò poi come sempre faccio guai, tanto poi dopo ve lo faccio rivedere. Allora, con il pennellino andiamo, avete due scelte, o usate il pennellino oppure ci mettete la pasta di zucchero bianca. Io personalmente preferisco in questo momento dipingerla, perché non voglio rischiare di esagerare, ok? Il corpo ve lo faccio, Laura, ancora non ce l'ho fatta, giuro che vi faccio anche il corpo, verrà un bel corpone, ecco. Con una testa da 5 cm il corpo non potrà venire molto, molto piccolo, ma mi farò in modo di farvi anche il corpo di bianco. Adesso lasciamo un attimino asciugare, perché sennò non riusciamo. Prendiamo il colorante in polvere. Vi prendo il nostro nuovissimo pennello a lingua di gatto. Prendiamo il color rosa in polvere e, sporcando leggermente, andiamo a colorare un po' le guanciotte, giusto per uno, guardate che tenero, e due. Ok, andiamo a colorare leggermente anche i labbroni, piccino lui, mi fa una tenerezza, mi ricorda mia figlia, anche Magenta faceva sempre il labbruccio, oddio lo fa anche adesso che ho 6 anni, però era troppo tenero, guardate che carino che è. Sì, mi sono molto impegnata con questi visi, ammetto, mi è piaciuto, mi sono divertita tantissimo. Ok, adesso che l'abbiamo un po' colorato, ok, prendiamo, sempre per il solito discorso della comodità che asciugano subito, prendiamo i colori aerografo, cominciamo con un verde, quindi un po' di verde, considerato che sicuramente starà guardando verso l'alto perché è imbronciato, quindi avrà il mento rivolto in basso e ok, ok, è caduto un pennello se non avete sentito, ok, ce l'ho fatta,
questo me lo sono aperto da sola, quindi diamo un po' di sfumatura sotto da una parte e dall'altra. Ok, così. Ciao ermana, un bacio. Ok, la tempera alimentare verde, andare, ok, che è sempre un po' un disastro questa tempera perché non la pulisco mai. Ora che ho finito vado a scurirmi un po' la parte in alto, uno e due, quindi tempera nera, pennellino sempre extra fine, ok, e ricordate che i bimbi hanno gli occhioni, eh? Uno e due. Se poi volete, eccolo qua, è troppo tenero. Allora, se poi volete, potete con un pennellino, ora io lo sporcherò tutto perché mi sono sporcata tutte le mani ovviamente, però potete andare ad accentuare un po' l'espressione, Basta che schiacciate sulle sopracciglia. Guardate com'è diventato arrabbiatissimo. Uno e due. È diventato proprio arrabbiato adesso, Proprio arrabbiatissimo. Ok, ragazze. Io, le mie mani super zozze, che non so assolutamente come ho fatto a conciarmele in questo modo, i miei tenerissimi bimbi, che vi faccio vedere, guardate come sono carucci. Uno e due, guardate che bei bestioni che sono. Sono belli grossi questi, Veramente grossi. Vi aspettano su www.bimagenta.it. Vi ricordo il nostro canale YouTube Bimagenta. Iscrivetevi se volete seguirci e avere tutti i nostri tutorial e le nostre dirette a disposizione. Per qualunque cosa io sono qua, se avete necessità. Io in questo veramente ho lavorato in questi ponti per fare mold che mi avete richiesto voi, quindi scrivetemi le vostre necessità, sarò contentissima di fare di tutto per realizzarli. Direi, io vi auguro buon proseguimento, buona giornata, baci baci, alla prossima, ciao.